Un saluto a tutti gli appassionati di ciclismo e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo. Siamo sul videogame Tour de France 2023 per un nuovo episodio della serie sul Pro Leader con il nostro Sekuro Mistakaua. Dopo il Giro del Delfinato è arrivato il momento di disputare il Tour de France. Sarà un Tour de France particolare perché per la prima volta nella sua carriera Sekuro Mistakaua andrà alla Grand Boucle per provare a fare la classifica generale. Sekuro Mistakaua che arriva al Tour de France in prima posizione nella classifica Pro Cycling individuale davanti a Pogačar che è il suo compagno di squadra, e ovviamente la Japan Suzuki, la nostra squadra, il nostro team è in testa alla classifica Pro Cycling a squadre. Arriviamo al Tour de France con dei notevoli miglioramenti in salita, abbiamo un bel 73 di montagna, un 72 di cronometro, un 80 di prologo, quindi siamo molto forti nelle cronometro brevi e un 76 di media montagna. Ve lo anticipo, sarà molto difficile vincere il Tour de France. I nostri avversari saranno Vingegaard ed Evenepoel con Pogačar che proverà ad aiutarci, a darci una mano. Sarà difficile anche perché ho visto il percorso e ci sono ben tre cronometro individuali. Nelle crono individuali, al di là del prologo, Vingegaard ed Evenepoel sono superiori a Sekuro. Ovviamente sono nettamente superiori anche in montagna. Avrei preferito una crono squadre perché, guardate, abbiamo Van Aert, Ganna, abbiamo un sacco di cronomen e quindi la crono squadre ci avrebbe permesso di guadagnare del tempo. Però non facciamoci la testa prima del tempo. Proviamoci, questa è la nostra squadra. Arashiro lo porto perché comunque è giapponese e non ci sono crono squadre. Andiamo ad impostazioni, difficoltà leggenda, cadute con ritiri, preparazioni attivate, infortuni in gara rari, cadute con ritiri l'abbiamo già messo, malattie brevi. Direi che possiamo andare, inizia la nostra avventura, inizia il nostro Tour de France con una cronometro, spero sia una crono breve, spero sia un prologo, solitamente è così, è infatti cronometro di 7 km, dunque attenzione perché in una crono così breve abbiamo visto che Sekuro potrebbe giocarsi le sue carte perché ha un bel 80 di prologo, non è inserito tra i favoriti abbiamo Kung, Ganna e Stefan Bisseger, però Sekuro ha 80 di prologo, 83 di piano, quindi fortissimi in pianura, cronometro 72, non siamo dei fulmini, ma non siamo neanche scarsi. Quindi ragazzi, proviamoci, secondo me possiamo addirittura vincere la tappa. Vediamo la condizione di Sekuro, però abbiamo impostato i picchi di forma proprio per questo Tour de France. Sekuro sta così e così, però. Peccato. Vabbè dai, proviamoci ragazzi, parte la crono con Sekuro che indossa questa divisa particolare che ricorda la vecchia maglia della Coppa del Mondo, è un'aggiunta del Videogame Tour de France, nelle modalità Pro Leader e Pro Team questa maglia è indossata da chi è in testa alla classifica Pro Cycling individuale. Parte la cronometro di Sekuro, inizia questo Tour de France per il corridore giapponese con il grande obiettivo di fare la classifica. Sekuro che ha già vinto più volte la maglia verde, lo scorso anno ha vinto addirittura la maglia pois della classifica scalatori, quindi una doppietta incredibile, sia maglia verde che maglia pois. Quest'anno si presenta con l'obiettivo di provare a vincere la Grand Boucle o quantomeno di ottenere un piazzamento in top 5, quindi fare seriamente la classifica generale, una trasformazione del corridore giapponese che vuole diventare un corridore da classifica senza perdere le sue doti da velocista, cosa ovviamente impossibile nella realtà. Qua facciamo benissimo questa curva e abbiamo un ottimo intermedio, 4,22. Non siamo male, ragazzi. Non siamo male. Adesso faranno la differenza queste curve qui. Faranno la differenza queste curve qui che provo a interpretare in questo modo. Sì, secondo me le ho fatte bene. Secondo me l'ho fatta bene. L'obiettivo del nostro direttore sportivo è un 8,06. Però, vedete, qua c'è quest'altra curva qua. Devo togliere. La facciamo di sponda. Il gioco non ci penalizza molto. Anche qui. Andiamo a tutta da qui alla fine. Abbiamo sprecato tantissimo. Non possiamo sprintare, però
Andiamo al traguardo 8.02. 8.02, siamo sotto l'obiettivo del nostro direttore sportivo, che era un 8.06. Adesso non ricordo il tempo perché sopra c'erano i tempi sulla destra di quelli che erano partiti prima di noi. E ho visto che eravamo in linea, ragazzi, quindi occhio perché forse possiamo giocarci la vittoria. Vediamo, caricamento. Oh, Japan Suzuki. Japan Suzuki, ditemi che è sicuro. Van Aert, mannaggia Van Aert, ci ha tolto la tappa Wout Van Aert, maledetto Wout Van Aert, ci beffa nonostante il nostro ottimo tempo. Doppietta della Japan Suzuki, Wout Van Aert beffa Sekuro Mistakaua per 2 secondi, un Sekuro Mistakaua che guadagna 8 secondi su Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel. Dunque il nostro tour non parte male. Però ragazzi, ammetto che avrei preferito vincere questa tappa perché ci avrebbe permesso di sbloccare l'obiettivo cronometro. Purtroppo non è stato così. Ora dobbiamo capire bene come muoverci perché ci sono delle tappe Hi guys, let's stop the briefing da... for this Ok, questa è segment. già una tappa Today's the day we perfetta. win. Questa è già una 14 tappa kilometers, so perfetta prepare to per move. sicuro. Una tappa dove dobbiamo assolutamente inventarci qualcosa. Su quella salita finale, fare corsa dura, ci sono anche dei secondi di buono, vedete il segnetto giallo, cosa indica? Che il primo che passa su quel GPM, la salita finale, si becca 8 secondi di buono, perciò dobbiamo prenderli, no? Dobbiamo prendere tutti gli abbuoni possibili con sicuro per guadagnare del terreno. Proviamo anche a fare corsa dura, magari chissà, nella discesa. Riusciamo a staccare Vingegaard, facciamo qualcosa di particolare, proviamoci. Proviamoci perché queste sono le tappe in cui dobbiamo assolutamente fare qualcosa, in montagna invece dobbiamo difenderci. E tra l'altro, Mistakaua che indossa la maglia bianca della classifica giovani ha anche un'ottima condizione, quindi ci vediamo nel finale, ragazzi. Ok, 20 alla conclusione, siamo a 3 km dallo scollinamento dell'ultima salita che segna 8 secondi di abbuono. E ci sono dei fuggitivi che però hanno ancora una trentina di secondi di vantaggio, e questa non è una bella notizia perché c'è il rischio che poi quei secondi di abbuono vadano a prenderseli loro. Per ora il vantaggio di quei corridori sta calando. Davanti sono rimasti in due, Kras e altri. Kras e Van der Horn, Gesbert si è staccato, erano tre. Io ora ho detto a Kuss di tirare al 100%. Incredibilmente, nonostante le trenate, quei due corridori lì davanti continuano a guadagnare. Inizia a prendere il gelo rosso intanto. Ok, no, si sono piantati, si sono piantati. Quindi possiamo giocarci la volata al GPM. Io volevo fare la corsa un pochettino più dura. Qua insiste Conrad. Quegli 8 secondi di abbuono fanno gola, ragazzi. Ora Kuss qui fa il ritmo. Anche Eiter accelera. Non capisco perché vanno così a scatti. Prendiamo il gelo rosso perché siamo pronti a scattare. Lo prendiamo tutto. Lasciamocene giusta qualcosina per un'eventuale volata nel finale. Anche Mass qui davanti. Anche altri corridori di classifica qui davanti. Si muove anche Woods, 500 metri, 400. Io direi di partire adesso, però abbiamo sulla ruota Higita, abbiamo sulla ruota Higita, ma gli 8 secondi di abbuono vanno a Sekuro Mistakaua, poi Yates, poi Kuss. Benissimo così, abbiamo guadagnato 8 secondi. Vediamo se adesso Higita tira. Kuss prende il gel blu e non tira più. Diamo il gel blu intanto anche a Van Aert, anche a Pogacar. Cavoli, tanta fatica in gruppo, devo dire, tanta tanta fatica. Higita sta tirando, ma dietro ovviamente ci inseguono perché c'è un gruppo composto da 60 corridori e per forza di cose non lasciano andare nessuno. Tappa comunque più dura del previsto perché la selezione c'è stata, sono rimasti soltanto 58 i corridori in gruppo. Ora allunga Van der Poel che è rimasto qui davanti e forse vuol provare ad attaccare in discesa. Dipende se è rimasto Jasper Philipsen in questo gruppo, perché altrimenti tirerà la volata al Berga se è davanti. Quindi Van der Poel per
Pennella alle curve, poi anche corridori della Israel. Ok. Direi di andare avanti velocemente. Vediamo cosa succede con Pidcock che è attaccato. Quindi proverei a dire a Van Aert di accelerare per tenere sotto controllo la situazione. Ok. 8 alla conclusione. 8 alla conclusione. Io qui provo a dire a Van Aert di attaccare. Vediamo quello che succede. Io gli voglio andare dietro però. Parte Wout van Aert, gli va dietro Van der Poel, io mi metto sulla ruota di Van der Poel, attacco della maglia gialla, scombiniamo un pochino i piani, curva a destra, qui però in questa curva abbiamo perso la ruota. Bella situazione, abbiamo creato una bella situazione. Ora proverei a dire a Van Aert di tirare al 100% nel mentre di prendere il gel rosso e provo a dargli magari anche un cambio io con sicuro, provo a dargli un cambio io con sicuro qui. Vediamo, abbiamo tirato via un bel gruppetto, però sto facendo tirare Kelderman, questo è un errore madornale. Sto facendo tirare Wilco Kelderman, ok, ora che Van Aert ha ricaricato la barra rossa, gli dico di tirare al 110. Io ho commesso un errore perché stavo facendo tirare Wilco Kelderman, errore madornale. Intanto prendo il gel blu, maglia gialla, Van Aert che si sacrifica. Per sicuro mi sta qua ed è giusto così, dato che ci ha soffiato la tappa. Qua è dura però, al lungo di Lutsenko quasi muovono un po' tutti. Prendiamo anche il gel rosso per preparare la volata. Forse abbiamo sprecato troppe energie. Però era giusto provare, ragazzi, era giusto provare. Anche Roglic qui davanti, mamma mia, che sta succedendo? Comunque selezione che sta venendo fuori in maniera, devo dire, molto forte. Ci riprova Van der Poel, evidentemente Philipsen non c'è, quindi lui ci prova. Proverei a dire a Pogacar di allungare, perché altrimenti, perché vedo un Van Aert abbastanza al limite. Tiene lì VDP. Pogacar deve prendere il gel rosso. Mamma mia, che tappa che sta venendo fuori. Grande Van Aert. Grande Van Aert che tiene lì VDP a lungo di Pogacar con la maglia di campione del mondo. Si muove anche Vingegaard, si muovono tutti. Ok, direi che è arrivato il momento di partire con sicuro Mista Kwawa per la nostra volata con Van der Poel, che però non lo prendiamo più, anzi no, si pianta Van der Poel e vinciamo ed è doppietta forse. Forse è doppietta perché Pogacar è arrivato secondo, grandissima tappa, alla fine l'abbiamo gestita con freddezza. Vittoria di tappa e anche maglia gialla per sicuro Mista Kwawa. Dunque, altra doppietta della Japan Suzuki con il nostro Sekuro Mista Kwawa che guadagna tra vittoria e GPM ben 18 secondi di abbuono. Classifica generale che vede Mista Kwawa in testa con 18 secondi di vantaggio su Van Aert, 20 secondi su Pogacar e poi Vingegaard e Evenepoel sono a 26 secondi. Ora abbiamo due tappe per velocisti Hi guys, che le gioco, ma ragazzi, ve le risparmio perché sono di una noia mortale. Io le gioco perché sicuro Mista Kwawa può vincerle in quanto ha 85 di volate, 85 di accelerazione. Siamo dei velocisti fenomenali, infatti lo vedete tra i favoriti. Qua un po' la pecca del gioco, non è realistico perché sì, un corridore può trasformarsi nell'arco della sua carriera, iniziare con delle determinate caratteristiche e poi diventare altro. Però se si migliora in salita, inevitabilmente si perde di spunto veloce, è un qualcosa di inevitabile. Questo nel videogame non accade, sicuro migliora in salita, ma le sue statistiche, i suoi attributi di volata restano invariati e perciò possiamo ancora vincere le volate di gruppo. Questo ovviamente non è possibile nella realtà, anche se ci sono degli scalatori abbastanza veloci come Pogacar o Roglic, ovviamente non possono vincere delle volate di gruppo. Come sicuro ce le giochiamo, non ve le faccio neanche vedere perché con queste caratteristiche, con un sicuro in condizione, le vinceremo sicuramente o comunque ci piazzeremo secondi, terzi e sono secondi di abbuono che fanno sicuramente comodo. Ultimi chilometri della quarta tappa, la terza tappa l'abbiamo vinta come da programma. Vi faccio vedere come è buggata questa quarta tappa del Tour de France. Si entra in un circuito dove ci sono delle curve con i cordoli, quindi le curve di una pista, ma qui è facile fare la differenza perché il gioco è buggatissimo. Vi faccio vedere, faccio attaccare Van Aert, io gli vado dietro, mi metto sulla ruota. Guardate, c'è anche la griglia di partenza, mi metto sulla ruota di Van Aert che va
tutta. Poi c'è l'altra curva a destra. Io qua inizio a prendere il gel rosso. Queste curve sono buggatissime. Non capisco perché su questo circuito si riesce a fare questa differenza incredibile rispetto al gruppo. 700 metri, andiamo a tutta da qui al traguardo. E guardate dove è il gruppo. Facciamo una facile doppietta e facciamo anche un bel buco. Secondo Van Aert, altra doppietta. Tra l'altro, ho fatto doppietta anche nella tappa 3. Quindi 4 doppiette nelle prime 4 tappe di questo Tour de France. Incredibile, ragazzi. Però sta tappa, ragazzi, è buggata. Boh, difficoltà leggenda. Evidentemente il gruppo quelle curve coi cordoli le fa a due all'ora. Dunque vinciamo 10 secondi di abbuono e mettiamo anche un bel buco di 7 secondi. Vi faccio vedere intanto. Quarta tappa, doppietta, mi stacco a Van Aert. Terza tappa, di nuovo mi stacco a Van Aert, lo vedete. Poi andiamo alla seconda tappa. Seconda tappa, mi stacco a Pogacar e poi prima tappa, se ricordate, il prologo, Van Aert, mi stacco a. Quindi prime quattro tappe, quattro doppiette della Japan Suzuki e in classifica generale abbiamo già 53 secondi di vantaggio su Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard, che non è affatto un brutto tesoretto. Ora c'è la tappa 5, che è la prima tappa di montagna di questo tour, anche se non è una tappa durissima, è una tappa di media montagna. Io vorrei provare a inventare qualcosa di strano, andare in fuga con Sekuro Mistakuawa, magari anche Van Aert e Ganna, e mettere in difficoltà la Visma, che non è un granché perché l'abbiamo indebolita noi, comprandogli tutti i suoi corridori migliori, ha soltanto Roglic. E tra l'altro la squadra di Evenepoel, la Quickstep, non è fortissima perché ho notato che hanno sia Merlier che Jakobsen, quindi una squadra orientata sulle volate, e infatti Asgreen e Alaphilippe in queste tappe, la terza e la quarta per velocisti, hanno tirato molto in testa al gruppo per chiudere sulle fughe. Quindi è una squadra già abbastanza affaticata, la squadra di Remco. E quindi chissà, vorrei provare a inventarmi qualcosa di strano. È un po' rischioso, però ragazzi, vorrei provarci. Magari in fuga con noi potrebbe venire anche dentro Wilco Kelderman per la salita, vediamo, perché Ganna non è proprio al top della condizione. Ora Van Aert è di fianco a noi. Ora cerchiamo di capire chi è davanti vicino a noi. Kuss dov'è? Kuss non è molto lontano, però non so quanto possa essere utile in una fuga. In una tappa del genere. Kelderman è un po' troppo dietro. Ganna, anche lui troppo dietro. Van Baarle non è in condizione. Arashiro non ci serve. Oddio, Kuss potrebbe servire per tirare sulla salita. Quindi proverei un attacco a 3. Quindi attacco Van Aert. Prendiamo anche mi stacco Awa. Van Aert tirerà in pianura. Qui andiamo, andiamo. Ci viene dietro Vandenberg, che ha la maglia qua e fino a qua ci sta. Ho detto a Kuss di attaccare, ma non lo sta facendo. Si muove anche Kuss e si porta dietro altri corridori. Ok, viene via una bella fuga. Ora Van Aert deve tirare al 100%. Ok, stesso discorso. Vabbè, Kuss sta qui dentro, mi staccava. Ci sono venuti dietro anche Jakobsen, Girmay, che sono dei velocisti. Questi non sono corridori buoni, però c'è la Tour. Dietro Zimmermann, Clark e Leknessund che sono buoni, io quasi quasi li aspetterei, sì. E andiamo, ragazzi, andiamo. Vediamo se quei quattro riescono a tornarci sotto. Io rallenterei un attimino. Sì, perché sta venendo fuori una situazione bella strana. Li farei rientrare questi quattro perché poi possono darci una mano. Zimmermann, Clark sono corridori che possono essere utili, così come gli altri 10, Leknessund, questi sono tutti corridori buoni che devono rientrare su di noi, vediamo. Sì, sono rientrati, adesso devono andare a tutta Van Aert e Kuss per non far rientrare il gruppo che è 27 secondi. Gruppo tirato stranamente da rota della Intermarché, ma è una situazione ottima. Ora vediamo chi tira dietro, Vine e anche la UE è un po' spaventata dalla situazione. Kuss non deve tirare qua in pianura, altrimenti si consuma e ci serve in salita. La situazione è bella, abbiamo guadagnato un minuto sul gruppo adesso tirato da Van Hooydonk e Dennis, quindi è arrivato il momento della Visma, ma li abbiamo messi secondo me nel sacco, perché adesso Van Aert lo spremiamo qui bello in pianura.
La fuga è numerosa, ci sono velocisti che non ci daranno una mano, ma ci sono ad esempio la Tour, Simon Yates, questi sono corridori utilissimi in una fuga del genere. Dietro è costretta a tirare la Visma con Van Hooydonk, Dennis, Walter, Bowman, e quindi spremeremo la squadra di Vingegaard. Noi comunque con Mr. Coao stiamo qui belli tranquilli senza sprecare troppe energie, anzi direi che adesso collaboriamo un po' insieme agli altri, andiamo avanti velocemente. Allora, ragazzi, secondo me abbiamo messo il gruppo nel sacco. È andato via il fugone, si sono aggregati anche altri corridori, quindi era una fuga quasi di 30 corridori. Dopo la salita, davanti siamo rimasti in 7. Van Aert e Kuss con noi, insieme a Simon Yates, Bouchard, Van Hook e Storer, che sono ottimi corridori. A un minuto c'è comunque un gruppetto di 11 che potrebbe rientrare e farci comodo. Il gruppo, ragazzi, è a 10 minuti. Adesso è costretto a tirare direttamente Roglic, perché la Visma ha tirato con Van Hooydonk e Dennis nel tratto prima dell'All Category, però tiravano contro un gruppo di 30 corridori, con anche Van Aert che tirava lì dentro, e quindi non riuscivano assolutamente a contenere. Solo la UAE ha dato una mano alla Visma, e la Quickstep non ha la squadra per tirare. Forse con questa fuga possiamo vincere il Tour de France già alla quinta tappa. Ganna e Van Barle, gli ho detto di disturbare chi tira, quindi stanno facendo un ottimo lavoro, stanno lì a spezzare i cambi. Dico la stessa cosa ad Arashiro, che sulla salita è andato un pochettino in difficoltà. Vi faccio vedere i corridori che si sono staccati. Ad esempio Van Hooydonk, che ha tirato e ha mollato, quindi abbiamo fatto saltare Van Hooydonk, magari finirà addirittura fuori tempo massimo, non sarebbe male per noi. E Ackermann della UAE, anche lui ha tirato come un pazzo nel tratto pianeggiante, è l'unico che ha dato una mano alla Visma, e quindi chissà, magari Ackermann e Van Hooydonk fuori tempo massimo potrebbe essere una buona notizia per il nostro team, perché le squadre più forti, la Visma e la UAE, perdono già dei pezzi. Ora in questo tratto di pianura Van Aert dovrà tirare come un pazzo, abbiamo 10 minuti di vantaggio. Sacrifichiamo ovviamente Van Aert per la causa di Secur in questi ultimi 60 km, poi Kuss ci darà una mano nel finale. Ma ragazzi, abbiamo 10 minuti di vantaggio e Arashiro, Van Barle continuano a spezzare i cambi. Vedete, ogni tanto vedete Ganna davanti ma non tira, va semplicemente lì davanti a spezzare il ritmo. Infatti quando c'è lui il vantaggio aumenta, ed è costretto già a tirare Roglic per la Visma, ragazzi, è già costretto a tirare Primoz Roglic. Intanto Van Aert addirittura sta allungando da solo. Devo dire a Van Aert di rallentare un attimino, altrimenti non lo vediamo più. Un ottimo Wout Van Aert, ma ragazzi, abbiamo già 10 minuti, 11 minuti, e la Visma è costretta già a tirare con Primoz Roglic. Van Aert magari lo facciamo andare al 90 adesso. Mamma mia, ci siamo inventati la fuga del secolo in questa tappa. Van Aert ha bisogno del gel blu, glielo diamo ovviamente. Guardiamo chi tira sempre nel gruppo. Lazcano, adesso arriva la Movistar, però questo è un po' un peccato. Giustamente anche altre squadre adesso intervengono. Qua succede una cosa assurda, ovvero Kuss che si stacca senza un apparente motivo. Per fortuna ce ne siamo accorti in tempo, però guardate, avete visto cos'è questo gioco? Cioè, avete visto cosa fa sto gioco? È assurdo, ragazzi. Ora, per evitare problemi, dico a Kuss di tirare al 90, faccio riposare un pochettino Van Aert. Ditemi il motivo perché Kuss si è staccato, ragazzi. Non ha ovviamente senso, però è successo. Boh. Comunque 12 minuti di vantaggio, ci dà una mano adesso anche Bouchard. Vedete, ottima composizione della fuga. Guardate Bouchard e Van Hook che ci danno una mano, grandi, grandissimi. Dietro vediamo chi tira, Dennis e Laporte, quindi ancora la Visma che è costretta a tirare con i suoi uomini. Stiamo distruggendo la squadra, guardate cosa succede qua. Ditemi voi se è normale una roba del genere. Mi stacco Au e Kuss che all'improvviso si staccano. Io, ragazzi, non so più che dire. Dico a Kuss di aspettarci. Ah, forse perché hanno accelerato quei corridori lì, può essere, però, ragazzi, non si può andare avanti in questo modo.
Fa niente, tanto qui abbiamo la squadra con noi, Kussa al 90. Van Aert, vediamo se lo facciamo rientrare. Spero di sì, dai Wout. Ok, andiamo. Noi andiamo di squadra. Noi andiamo ovviamente di squadra, sperando che mi sta qua, non si stacchi nuovamente da solo. Abbiamo perso una quarantina di secondi su quei corridori lì, ma fa niente, ragazzi. Stiamo tranquilli e compatti perché possiamo tornare tranquillamente, tranquillamente sotto. Ok. Ora Van Aert lo spremiamo fino all'ultimo, visto che ne ha. Con Pogacar lì dietro, che ovviamente dovrà seguire eventuali attacchi, anche per scoraggiare l'inseguimento. Perfetto, ecco Van Aert. Però Kuss si è staccato. Ragazzi, è davvero difficile gestire la situazione. Lo state vedendo con i vostri occhi. E Kuss ha sprecato tantissime energie solo per rientrare. È rientrato adesso, gli diamo il gel blu, ma è difficilissimo. Vabbè, che tra poco andremo in prima persona con sicuro. Mi sta qua che non ha sprecato un filo di energia in questa fuga, quindi ottimo sicuro. Van Aert lo spremiamo come un limone fino all'ultimo. Grande prova di Wout Van Aert. Ok, inizia la salita. Io direi che è il turno di Kuss di tirare al 90%. Van Aert può perseverare senza limiti perché comunque ha 14 minuti di vantaggio. Sarebbe un peccato farlo mollare. Qua tira Yates, che è un pochino il più forte. Ma ragazzi, abbiamo 14 minuti di vantaggio. Dietro tira Adam Yates, ma i nostri sono sempre lì a fare buona guardia, a disturbare chi tira. E qua c'è anche Adam Yates che ci dà una bella mano. Kuss ora potrebbe fare un forcing al 100%. Do il gel rosso a Van Aert, che ha fatto un'ottima tappa. Ok. Molla Vanhoek, intanto Kuss continua a insistere fino alla fine. Ok, Kuss non ne ha più, può perseverare senza limiti. Dietro la situazione, abbiamo ancora 12 minuti di vantaggio. Pogacar, gli ho dato l'ordine di seguire gli attacchi, ma il gruppo sembra che abbia mollato. Dennis tira, perché è comunque una fuga numerosa. Vedete lì dietro, ci sono tante squadre rappresentate. Stanno tirando soltanto la Visma e la UE. Ok, io direi di aprire le danze. Kuss persevera senza limiti. Andiamo con sicuro, mi sta qua. Siamo lanciati verso un'impresa straordinaria, ragazzi. Andiamo, ci stiamo portando dietro un brutto cliente che è Simon Yates, però fa niente, anzi magari in pianura potrebbe anche darci una mano, se riuscisse a tenere le nostre ruote non sarebbe affatto male, perché poi in volata non avremmo problemi contro Yates, anzi magari in pianura collaboriamo, andiamo in due. Dietro la nostra squadra sta facendo un tappone perché sono rimasti in 55 e i nostri Arashiro Ganna continuano a disturbare chi tira. Forcing di sicuro mi sta qua, che è lanciato verso un'impresa epica in questo Tour de France. Alla sua ruota Simon Yates, che è a 1 minuto e 18 in classifica generale, quindi occhio perché Yates anche lui andrebbe a fare un salto straordinario in classifica rispetto agli altri. Quindi Yates è anche un rivale in ottica classifica generale. Stiamo attenti al vecchio Simon Yates. Dietro ha attaccato qualcuno. Vediamo, questa tappa entra nella storia. Sì, si è mosso Mas con Bilbao e Vlasov. Ovviamente Pogacar deve insistere nel seguire gli attacchi. E noi con sicuro andiamo. Simon Yates sente l'odore dell'impresa. Ha capito che anche per lui la situazione è ottima in ottica classifica generale. Vediamo se Simon ci dà un attimo un cambio, se collabora. No, non collabora Simon. Simon non collabora, sta sulle nostre ruote. Evidentemente si sente inferiore a sicuro mi sta qua. Si muove nuovamente Vlasov, però è stato un attimo. Pogacar l'ordine di seguire gli attacchi gliel'ho dato. Gli do anche il... No, per il gel rosso aspetterei un attimino. Do il gel blu ad Arashiro, che può anche mollare adesso. Il suo l'ha fatto.
Mentre Van Barle e Ganna devono continuare a star lì e disturbare chi tira. Prendiamo tutto il gel blu e siamo a 1 km dallo scollinamento. Abbiamo circa 11 minuti di vantaggio, ovviamente dietro il gruppo sta recuperando, però ci parte secco Yates, classico attacco di Simon Yates, gran furbone il britannico, lo fa sempre, però ha capito che non è in grado di staccarci. Quel GPM ci sono 8 secondi di abbuono, ragazzi, 8 secondi di abbuono fanno gol anche a Simon evidentemente, siamo a 300 metri, Simon Yates su queste pendenze ha un qualcosa in più rispetto a sicuro, prova a prendere il gel rosso, vediamo se lo saltiamo, no, qui Simon Yates ci frega, noi comunque prendiamo 5 secondi che non sono male, Simon addirittura adesso attacca, e occhio perché Yates potrebbe diventare il nostro, e ci porta pure larghi, potrebbe diventare il nostro rivale per la classifica del Tour de France, noi andiamo con sicuro. Visto che Simon è stato così cattivo, a questo punto proverei addirittura a staccarlo in discesa. Noi siamo degli ottimi discesisti. Kuss, intanto Van Aert lì persevera senza limiti. Pogacar continua a seguire gli attacchi. Gli do il gel rosso, lo do anche a. Anzi, ho sbagliato con Kelderman. Il gel rosso, Ganna blu, Van Barle blu, ok. A questo punto Simon Yates lo stacco in discesa, è stato molto cattivo sia al GPM sia in quel tratto dove ci ha spinto larghi e quindi andiamo con sicuro, non guardiamo distacchi né niente, facciamo sta discesa a tutta, al full micotone, andiamo a suggellare un'impresa straordinaria per il corridore giapponese che ha capito che per vincere il Tour de France devi inventarsi un qualcosa di strano, una fuga a bidone. Crearsi un vantaggio e poi tenerlo. Però adesso ci sono tanti chilometri, ragazzi, di pianura. Andare da soli. Oddio, però poi c'è la discesa, possiamo recuperare. Andare da soli non è facile, il gruppo sicuramente recupererà nel tratto finale, però non può assolutamente recuperarci 11 minuti, ragazzi, è impossibile. È impossibile. Quindi andiamo. Intanto passa Kuss terzo, quindi anche Kuss sta facendo un tappone, ragazzi. Fa curva a sinistra, forse potevamo osare un pochettino di più, ma va bene. Sì, non stiamo rischiando, stiamo scendendo bene, senza rischiare, belli tranquilli. Recuperiamo energie perché saranno fondamentali nel tratto pianeggiante. Van Aert passa quinto comunque, quindi non male Wout Van Aert. Bello sto tornante. Bene, anche qui belli lisci e puliti. Stiamo guadagnando su Simon Yates, che è stato cattivo sul GPM all'inizio della discesa, ma adesso lo stacchiamo per punizione. Sicuro mi stacco, è uno che non fa sconti a nessuno. E ci siamo, iniziano gli ultimi 8 km pianeggianti. Ok. Kuss, vabbè, persevera senza limiti anche Van Aert, Pogacar, gel blu segue attacchi, ok, gel blu anche per Kelderman che è al limite, Ganna può mollare e non perseverare, stesso discorso per Van Barle che hanno fatto assolutamente la loro parte, e mi sta qua adesso fa questi ultimi chilometri così in pianura, tra l'altro noi siamo fortissimi, quindi non penso che Simon Yates abbia possibilità di tornarci sotto, abbiamo guadagnato 54 secondi e abbiamo praticamente 11 minuti e 45 sul gruppo Evenepoel che attacca. Intanto controllo un attimo Pogacar perché voglio scoraggiare gli attacchi degli altri corridori, quindi ah no, attaccato in discesa, quindi aspetterei, facciamo fare agli altri. Continuiamo con sicuro. Sì, Remco si è leggermente avvantaggiato in discesa. Prova a dire a Pogacar. Prova a dire a Pogacar di attaccare, quindi di seguire quegli attacchi. E vediamo. Perché comunque è pericolosa quella situazione. Ok. Seguiamolo in prima persona. È una situazione difficile. Ordiniamo a sicuro di andare al 100%. Assolutamente, quindi sicuro 100%. Ok,
E noi cerchiamo di tornare sotto a quei corridori lì. Perché senza Pogacar quelli lì tirano. Invece se gli stiamo sulle ruote magari scoraggiamo la loro azione e si fermano. Quindi facciamo un po' da stopper, ragazzi. Per questo ho preso il controllo di Tadei. Mamma mia, butto largo Vingegaard in maniera un pochettino scorretta. Anzi, direi molto scorretta. E qua Ayuso si pianta praticamente davanti. Parte Vingegaard, ok, Vingegaard che insegue quell'altro corridore, vedete, stando qui noi scoraggiamo l'azione, riparte Jonas, ma noi lo seguiamo, anzi facciamo fare ad Almeida e agli altri, ok, Vingegaard non si dà per vinto perché sta comprendendo che la situazione per lui è difficile. Van Aert intanto può andare a tutto da qui alla fine per la tappa, stesso discorso per Kuss. Sicuro 100%, ultimi 2 km. Potrebbe andare anche al 110 volendo. Noi qui vogliamo seguire Vingegaard assolutamente. Ok, gli torniamo sotto, vediamo se Jonas si ferma. Qui sbagliamo anche la curva, va bene. Ok, siamo tornati sotto. Di qua Pogacar di seguire gli attacchi, prendo il controllo di sicuro mi sta qua va, perché voglio gustarmeli questi ultimi 2 km con sicuro. Un sicuro che, tra l'altro, nella pianura ha guadagnato tantissimo. E andiamo a tutta da qui alla fine. Mi sta qua, va, non vuole esultare perché vuole guadagnare più secondi possibili. Vince sicuro mi sta qua, va, una tappa fantastica. Adesso prendo il controllo di Tadei perché voglio controllare la situazione con il gioco che lagga in maniera clamorosa. Ok, tanto Yates secondo. Lì stanno tirando dei corridori della Visma, vediamo di chi si tratta. Vingegaard che è in compagnia di Primoz Roglic, quindi Roglic, guardatelo come si sacrifica per Jonas. Abbiamo distrutto la squadra di Vingegaard, ragazzi, perché hanno sprecato tantissime energie, molte più di noi. Qui è costretto a ripartire Vingegaard perché Roglic è arrivato, ragazzi, ma stiamo per guadagnare qualcosa come 11 minuti, un qualcosa di assurdo, un qualcosa di incredibile. Riparte anche João Almeida. E queste sono tutte energie che stanno sprecando, ragazzi, eh. Sono tutte energie che stanno sprecando. Mentre noi restiamo con Pogacar belli beati a ruota. Sta per ripartire Jonas Vingegaard. Noi spezziamo i cambi con Pogacar. Almeida insiste perché dietro purtroppo Evenepoel si è fatto sorprendere. Quindi sono portati a insistere, ma sì, vedete, dietro tirano dei corridori. Terzo Kuss, quindi giornata fantastica per ancora una volta per la Japan Suzuki. E Van Aert dovrebbe addirittura arrivare quarto. Sì, quarto Van Aert, mamma mia. Mamma mia, che tappa che abbiamo fatto. Parte la Lombard. Venable è lì, ma evidentemente si è fatto, sì, si è fatto sorprendere Remco nella discesa. Ok, parte adesso la volata, Martinez, Almeida, andiamo anche noi con Tadei e addirittura li saltiamo e il quinto posto forse lo prendiamo noi, no, ci frega Vlasov, ma ragazzi fa niente, giornata fantastica. Ragazzi, tappa assurda, tappa incredibile, abbiamo guadagnato un qualcosa come 11 minuti e 24 secondi su Vingegaard ed Evenepoel che tra l'altro forse è rimasto pure un po' dietro, sì, 11:56. Evenepoel è andato pure in difficoltà nel finale. Voglio vedere la classifica generale. Che vede, mi sta qua in maglia gialla con 2:59 su Simon Yates, che è il nostro principale rivale. Poi il nostro Van Aert a 9:44, Kuss a 11:27, Pogacar a 12:26. Poi guardate, Geraint Thomas a 12:31, Almeida a 12:31. Vingegaard 12:32, Roglic 12:46, ma Roglic sta lavorando da gregariaccio e Evenepoel a 13 minuti. Ragazzi, abbiamo costruito un vantaggio
che forse può permetterci davvero di vincere il Tour de France. Questo era l'unico modo per vincerlo, una fuga a bidone. Simon Yates per il momento è il nostro avversario principale perché è quello più vicino, però Simon Yates in questo videogame non è poi così forte con il passare delle tappe, non ha buone doti di recupero, dunque potrebbe spegnersi con il passare delle tappe. Ragazzi, io direi che questo episodio può terminare qui. Abbiamo giocato le prime 5 tappe di questo Tour de France e alla quinta tappa abbiamo fatto il botto. Io come sempre vi invito a lasciare un like, a dire la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, potete anche abbonarvi. A questo punto vi saluto e ci vediamo nei prossimi video per continuare questa serie sul Pro Leader e per altri contenuti, come sempre, dedicati al mondo del ciclismo. Ciao ragazzi!